Bella raga, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, dove mi trovo? Non mi trovo nel Defender classico, sto giro. Mi trovo in un altro mezzo. Allora, dove mi trovo, raga? Sono in autostrada e sto andando a fare un'esperienza fighissima. Allora, in pratica sono in Valdosta e sto andando al Monte Bianco, al rifugio Skyway, perché Dolomite, che è sponsor del rifugio Skyway, mi ha invitato a fare un'esperienza clamorosa sul ghiacciaio. Quindi quello che mi aspetta è una guida, comunque adesso andremo appunto su in alto e andrò a fare questa passeggiata sul ghiacciaio all'alba, quindi deve essere una roba veramente 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 figa. Pronto a venire con me? Andiamo. Raga, lui è la mia guida, Federico, ciao Fede. Ciao. Pronti? Sono carichi? Sì, sì, ottimo. Cosa mi sai fare? Ah, vediamo. Vediamo, adesso sorpresa. Saliamo, sì. Niente spoiler, raga. Comunque si sale lassù. Alla fine ce l'ho fatta al pelo, ultima funivia della giornata, anche in 5 minuti. Beh, la giornata è bella, domani proviamo, speriamo sia bella anche domani, giusto? Sì, sì, domani. Sembra una ricerca spaziale. Allora raga, qua siamo a 1250, eccolo qua, 1251 metri sul livello del mare, saliamo a 3400 metri e ci sarà da stoppare le orecchie. Strada, la stazione Pavillon si scende e si cambia funivia per salire ancora più alto. E andiamo lì, punto il Bronner, 3466 metri, raga. Altro giro, altra corsa. Va bene in alto. Qual è questo, il rifugio Torino? Sì, questo è il vecchio Torino, adesso mi dice. Ma non dormiamo qua perché questo è il vecchio. Dobbiamo dormire nelle nuvole. Le orecchie si tappano, raga. Wow, raga, siamo entrati in un film di fantascienza. Abbiamo appena preso un ascensore che porta appunto dall'arrivo della funivia all'ufficio Torino, cioè meglio, porta a questo sottopassaggio. È praticamente il corpo morto della funivia che è stato riadattato ad ascensore. Beh, devo ammettere che è stata una genialata. Ma fa freschino. Ragazzi, guardate la vista anche da qua. Bah! Allora, queste sono le mie scarpe, raga, nuovissime della Dolomite, come sempre, stracomode, però ci aggiungiamo un pezzettino, Fede? Sì, mettiamo i ramponi, adesso li proviamo, vediamo. Questi, raga, non sono i ramponi che vi dico di portare con voi quando andiamo in Islanda, sono leggermente più professional. Siamo già giusti. Calza un po' stretta, meglio, non troppo. Sì. Adesso e fa un bel clock, non troppo perché sennò ti schiaccia, però vedi che questa è una protezione qua dietro, quindi il malleolo non, cioè la tallone non fa male. Ma sono già regolati giusti, controlliamo anche l'altro, così domani mattina quando siamo al buio. Al buio, ma cosa pensi di partire? Ma la colazione ce la fanno alle 4, quindi domani mattina. Io avevo detto che era un dormiglione, però mi sa che non mi ascolti. Guarda, questi sono perfetti, se vuoi. Vedi! Un'altra cosa che non avevo capito, qua si scala. Sì, adesso imbracatura. Pian pianino gliele dico tutte, pian pianino. Se gliele dicevo tutte non saliva no. No, non è vero, sarei venuto volentieri. Guarda, faccio vedere. Vado? Più o meno il pantalone che domani è sul jeans. Sì, lo faccio con i jeans.
No, non è vero. C'è tanto della trekking, raga. Senti, adesso questo come un mutandone. Fida viver. Raga, cioè, c'è anche la picozza. Picozza, la frontale, perché domani mattina ci vuole la frontale. Sì, esatto. E quindi questa la usiamo, vero? Ok. E sono affilatissimi anche i ramponi. Sì, i ramponi hanno due belle punte sul davanti, queste qua. Bene. Sono 12 punte. Come quella da calcio, insomma. Yes, è regolare. Le punte possono essere più corte o più lunghe, a seconda se devi andare più su ghiaccio, più su roccia. Naturalmente se tu hai una punta molto alta è buona per la neve fresca, per il ghiaccio morbido, ma quando ti trovi sulla roccia sei sui trampoli, quindi molto meno stabile. E questo è proprio un buon rampone da. Questo tipo di pale, le pale, queste palette girate che aiutano in discesa. Abbiamo parcheggiato qua Skyway 1 e 1-2. In adesso ci troviamo proprio a Rifugio Torino. Punta Bonner qua. Sì. Bene, qua. E siamo scesi. Per domani abbiamo possibilità di scendere dentro questo ghiacciaio e poi salire verso la gingiva del gigante. Qua c'è un passaggio interessante, si arriva su questa cresta da cui si vede tutta la valle di d'Aosta, diciamo, la prima parte della Valle d'Aosta. Un'altra soluzione che abbiamo per domani, invece di andare al Col Flambeau e scendere a Cirque Maudit, che è questa zona molto 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 bella, perché questo anfiteatro è molto molto interessante. Terzo, se vuoi fare più strada, andiamo sempre con le Flambeau, poi questa è la traccia invernale, ma più o meno faremo la stessa, scendiamo qua e arriviamo alla Guidumidi, quindi al punto più alto del versante francese. No, in parte stiamo sopra il tunnel, proprio questo che vedi tratteggiato è il percorso del tunnel. Madonna. Quindi soprattutto sulla prima parte, in questa zona qua, ci passiamo completamente sopra. E questa zona è molto molto morbida, mentre per entrare alla Guidumidi abbiamo una cresta abbastanza affilata, quindi è una cresta che troverai proprio come questo. A sinistra c'è un ghiacciaio, a destra ci sono le fioriere di Chamonix. Ok, stiamo iniziando a fare le prime prove, raga, perché stanotte col buio ci dobbiamo pregare e fare. Stiamo facendo le prove, intanto guardate intorno. Che luce spettacolare, ragazzi. Ma che dove siamo finiti? È veramente incredibile. Raga, come camminata di prova, niente male, eh? Che spettacolo. Allora, dato che stanotte sarò infreddolito, questa corda fa la distanza tra me e la mia guida e la distanza di sicurezza se cadiamo in un crepaccio. A me fa ridere dire queste cose, spero anche non succeda. La prima volta fa un po' strano. Cosa? La prima volta fa un po' strano. La prima volta fa strano, sì, ecco. Però raga, è pazzesco qua, veramente, veramente, veramente pazzesco. Allora, raga, questa punta qua, che finalmente libera dalle nuvi, è il dente del gigante. È un 4000, dice a Fede, uno dei più difficili, giusto? È uno dei più bassi, ma non è il più troppo di più difficile. Bisogna scalare, bisogna scalare sul quinto grado. Quinto grado su una scala di? Fino a 9 ormai sono arrivati. Ah, ok. No, no, 9 cos'è? K2? Sì, no, è piombo, comunque una zona molto difficile. E là si vedono i ghiacciai, si vede la diazona adesso, che prima non si vedeva. Che figata, ragazzi, che figata. E non è niente rispetto a quello che ci aspetta domani, vero Fede? Speriamo. Pericolo. Molto bene.
La Skyway e Monte Bianco partono solo per percorsi alpinistici non segnalati, né controllati, né protetti dai pericoli dell'alta montagna, come le valanghe e la caduta di pietre. Buono, bene. E io almeno sono con una guida. Raga, sono veramente emozionato. Per domani. Speriamo sia veramente una bella giornata, sia di io, ho proprio voglia di godermi un'alba quassù. Che spettacolo. Poi fa fresco, perché giù a Vale mo c'è caldo, molto caldo. E vengo dall'India, c'è 48 gradi, non mi sembra vero di essere qua. Che spettacolo sta vita, la adoro. Pronti raga, prontissimi. Sono le 4:30, tra un quarto d'ora sto girando. Temperatura fuori, meno 8. Ciao. Che alba che sta per uscire. Primo punto alto della giornata. Come vedete c'è gente che dorme qua. Non è male, la temperatura a francamente come percepito non è così freddo, quindi guardate come salgono le nubi. Pazzesco. Per quanto riguarda i ramponi pensavo molto peggio, in realtà sono estremamente confortevoli. Mentre invece il programma di oggi è il seguente. Andiamo là in fondo, ci vogliono circa 3-4 ore. Bomba. Che top ragazzi, è una figata. Ragazzi, guardate come si colorano le montagne. Ah! Come si fa a non vivere per queste cose? Quella là è la cima del Monte Bianco. Cima del Monte Bianco, mi ha detto Fede, che in realtà si chiamava Modi in passato, maledetto, perché partiva le valanghe e andavano fin giù verso Chamonix. E facendo due chiacchiere si è detto che giustamente forse adesso... cioè è stato cambiato il nome per questioni di turismo, però in realtà forse funzionerebbe di più oggi come oggi in un maledetto. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. E questo è un signor Crepaccio. Raga, fa impressione, è un vero e proprio ponte di neve. Andiamo lassù. E siamo partiti da là. Allora raga, ce l'abbiamo fatta, siamo saliti in alto, adesso vi vedete la funivia perché l'idea era iniziare a riprendere quegli ovetti che avete visto anche nelle immagini precedenti che riportavano al Monte Bianco, ma si è alzato notevolissimamente il vento, infatti si sente anche adesso qua della funivia qua che balla un bel po', e quindi l'unica soluzione che abbiamo è scendere giù a Chamonix e trovare un passaggio per Courmayeur e ritornare sul Monte Bianco a prendere le nostre cose. Vabbè, ma il mito in montagna si salva. Ah! Mi sono tappato le orecchie. È imprevedibile, bisogna essere pronti a qualunque evenienza. Comunque, è stata una giornata straordinaria, veramente bellissima, mi sono divertito come un matto. Ho fatto un po' di fatica fisica alla fine, infatti non ho ripreso garantite perché avevo veramente molto fiatone e molto 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 freddo, però wow, veramente pazzesco.